Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Io sono Miss Giulia e questo è un unboxing del sito Bitpark, nuova collaborazione con questo sito. E il pacchettino è arrivato sempre con SLT Italian Special Line. Questa è appunto la bolla con tutti i prodottini scelti, sono esattamente 19 prodotti e il pacchetto è arrivato esattamente in 18 giorni lavorativi. Vi illustro il materiale che ho scelto, sono un bel po' di cosine, eccole qua. E adesso vi illustro per prima gli stampi per quanto riguarda la resina. Questo è il primo stampino, questo è il codice. È uno stampino per realizzare i pendenti con la punta pendente in questo modo. Questo stampo già l'avete visto sul mio canale, già l'ho realizzato qualcosina con questo stampo perché l'avevo acquistato da un sito e adesso ho voluto di nuovo riprendere questo stampo perché ovviamente voglio fare la coppia, perché avendo un solo stampo per fare la stessa sfumatura è un pochettino difficile. Quindi ho ripreso doppio stampo in modo che posso fare le coppie di pendenti e quindi andrò a sperimentare nuovamente con questo stampino. Poi ho preso questo stampino qua per gli spilloni per i capelli, non so se avete presente, tipo quelle sorte di bacchettine di solito sono in legno, dove ci si può aggrovigliare i capelli all'interno per fare degli chignon. Volendo si possono fare anche con la resina, questo è il codicino e questo è davvero molto carino perché al terminale ha forma di farfallina. Ed eccolo qua, vedete, si presenta in questo modo. Lo spillone che appunto va nei capelli e poi c'è la farfallina che poi va fuori come elemento decorativo. L'ho preso anche semplice, questo spillone, questo è il codicino, eccolo qua. E questo lo stampo si presenta morbido rispetto magari all'altro che risulta più compatto. Vedete, questo è molto più compatto, questo è un po' più morbidino questo stampo. Quindi avrò premura di quando andrò appunto a versare all'interno la resina di posizionarlo già su una sorta di base solida in modo che quando vado poi a spostare lo stampo non rovescio tutta la resina. Davvero molto carini entrambi, quindi andrò a sperimentare sicuramente con questi due stampini per il tutorial. Poi, per quanto riguarda le perline, ne ho prese un bel po' e adesso vi illustro man mano cosa ho scelto. In primis vi mostro i cipollottini, sempre se li trovo. Aspettate che organizzo il materiale e ritorno da voi. Ok, ho organizzato il materiale, questi sono i cipollottini da 4 mm, colorazione giallo, questo è il codice. Davvero un bellissimo colore questi cipollottini, ve li mostro. È un giallo molto molto intenso, di solito questo colore non l'ho mai utilizzato, ma è davvero bellissimo. Sono appunto tutti sfaccettati e il filo è abbastanza lunghetto, ci sono davvero abbastanza cipollottini sul filo. L'ho preso anche in un'altra colorazione, aspettate che, ok, questa qui, questa è anche un'altra bella colorazione. Questo è il codicino, questa colorazione si chiama Sandy Brown, sono sempre da 4 mm ed è bellissima anche questa. Poi li ho presi anche verdi, eccoli qui. Questo è il codicino e sono sempre da 4 mm. Belle anche questi cipollottini qui. Scusate se ogni tanto il telefono mette a fuoco, ma okay, ecco qua, si vede il colore. Per quanto riguarda i cipollottini, ho terminato. Adesso vi illustro per quanto riguarda il vetro. Ho preso le navette, queste sono le navette da 15x7 mm, sono colorazione blu. È normale, ogni qualcuna è un pochettino scheggiata per quanto riguarda il retro, un pochettino graffiata, ma è normale per queste qui in vetro perché vuoi non vuoi, ce ne sono tante all'interno del pacchetto e quindi non riesco ad aprirlo. O anche la, vabbè, le vedete così, non riesco ad aprire il pacchetto perché è plastificato. Qualcuno, vedete, presenta una leggera sgraffiatura, ma con l'incastonatura non si nota nulla. Dicevo, è normale che all'interno di tutto questo pacchetto qualcuna si graffiano, quindi è normalissimo. Oltre a queste qui le ho prese anche piccine, che queste erano appunto da 15x7, queste invece sono da 10x5, sono piccine piccine, guardate in confronto alla mia unghietta. Sono colorazione fucsia, anche questa qualcuna qua e là, ma piccoli piccoli graffi, e queste anche andrò ad incastonarle.
Qui sono 50 pezzi per pacchetto. Per quanto riguarda il vetro, sì, ho terminato qui. Poi ho preso anche le Alf Tila. Questo è il codicino, colorazione light coral. Non avevo mai utilizzato queste perline, questa è la prima volta, quindi non vedo l'ora di realizzare qualcosina. Poi ho preso dei Rivoli Swarovski da 12 mm, questo è il codice, sono la colorazione light turquoise, davvero una bellissima colorazione. Guardate, cioè, spettacolari. Non uso mai il celeste, quindi ecco perché ho preso i Rivoli light turquoise. Poi, per quanto riguarda le perline, ho preso sia le Delica della Miyuki, questo qui è il codicino, sono le DB1496, sono le Opaque Light Menta, ed è un bellissimo colore. Vengono appunto inviati in queste flaconcini. Dicevo, vengono inviati in questi flaconcini davvero comodi e ho preso anche altre colorazioni. Questa qui rosa, che è appunto l'Opac Pink, la DB1371. Anche questa una bellissima colorazione, sempre si mette a fuoco. Ok. E poi ho preso due flaconi sempre di Delica 110, queste sono le DB0010 e sono appunto le Opaque Black. Ed ecco qui, questo è plastico nero ed eccole qua. Poi ho preso le Rocaille della Toho, questa è la primissima colorazione, davvero bella. Questo è il codicino e sono le Light Sapphire, le 304 della Toho. Vi rimostro di nuovo il colore. Ed eccole qua. Poi ho preso queste qui, queste verdi, che si chiamano Opaque Yellow, ma non riesco a capire visto che sono verdi, e sono le 404 della Toho. Anche queste sono molto carine, queste ho le Rocaille 150 di questa. Poi ho preso queste qui. Questo anche è un fantastico colore particolare. Sono le 123D e sono le Opaque Clustered Sandy Brown. Davvero belle. Tra l'altro i cipollottini sono anche in tinta perché anche i cipollottini si chiamano Sandy Brown. Aspettate che ve li metto a fuoco entrambi. Ed eccoli qua. Molto molto belli. Poi ho preso, per quanto riguarda le 110, sono terminate, ho preso le 150 della Toho, questa è la prima colorazione e sono appunto le Opaque Turquoise, le 55 della Toho e sono questo bellissimo turchese. Poi ho preso questo rosso, sono le 45A, le Opaque Sherry, belle anche queste. E poi infine giallo, sono le 42B, le Opaque Sunshine e sono appunto le Toho, le Rocaille Toho 150. Queste sono tutte le perline che ho appunto scelto dal sito di Bead Park. Ho preso un bel po' di colori, adesso che li vedo tutte quante insieme, ho preso un bel po' di colori che di solito non uso e quindi ottimo. Anche i rivolini che poi tra l'altro stanno benissimo con queste Rocaille, le Alf Tila che anche voglio testare e poi ovviamente anche le Navette, queste qui le varie Delica, un bel po' di cose da testare e da provare. Seguiranno ovviamente due tutorial, non so se realizzare due tutorial di resina o un tutorial di resina e un altro di tessitura. Dico questo perché ho i tempi un pochettino stretti, mi sono resa conto che a breve inizierà appunto il concorso internazionale BOTB e quindi non so se riesco, perdonatemi per questa volta, ma non so se riesco a realizzare un video in tessitura, perché ovviamente i video della resina ci impiego meno tempo a realizzare rispetto magari a questi della tessitura che sto più tempo ovviamente sia a sperimentare con le perline e poi ovviamente a registrare il tutorial, editarlo e poi caricarlo su YouTube.
Quindi non so, restate collegati, attivate la campanella, lasciate un like e un commentino. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Io vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao, ciao a tutte!